Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft Mod. Oggi parliamo di una mod aggiornata 1.7.10, molto interessante e molto semplice. Questa mod si chiama Thermal Science, ragazzi, e va ad aggiungere degli elementi plugin della Thermal Expansion. Quindi ragazzi, ci sarà veramente da divertirsi. Uno soltanto, non so perché non mi funziona, e poi dopo lo chiederete direttamente voi al creatore. Allora ragazzi, il primo oggetto andiamo a vedere insieme è il compressor. Come funziona? Come vedete qui ci sono 3 diamanti. Io adesso mi prenderò della Pulverized Coal e me ne prenderò 64 e posso comprimere per esempio questo coal in diamanti, ragazzi. Adesso 64 di questa polvere creeranno un coal, però possiamo anche comprimere dei coal normali in un blocco di coal, ragazzi. L'effetto che si vede da fuori è questo, potete vedere benissimo che va a schiacciare, molto interessante. Allora, questo compressor si crafta in questa maniera. Allora, 2 iron bar, 2 piston, un machine frame basic, 4 motor. E i motor si fanno con un iron ingot e 2 coil. I coil sono molto facili, si fanno con 8 di copper wire. Quindi ogni copper sono 2 copper ingot. Quindi un pochino costoso, però effettivamente non dovrebbe essere malaccio. Eccolo qua ragazzi, diamantozzo in più, ok. Qui abbiamo il carbothermic furnace. Questo oggettino si crafta in questa maniera: induction smelter basic e 8 invar ingot. Dovrebbe in questa maniera, per esempio, darci con l'iron ore e il coal direttamente un 2 iron ore. In pratica dovrebbe sdoppiare direttamente. Oppure in questa maniera, sabbia e coal, dovrebbe darci un silicon, che però all'interno di questa mod non c'è, dovrebbe essere nella Thermal Expansion Foundation, che praticamente è l'altra. In questo caso non ce la dà. Allora, andiamo avanti, poi vedrete voi, chiederete direttamente al creatore per quale motivo non mi funziona. Allora, centrifughe. La centrifughe si crafta in questa maniera: 4 invar ingot, 2 motor, un machine frame basic e 2 bucket o bucket, come volete chiamarli. Allora, la centrifuga fa questo bellissimo effetto. Voi sapete che l'Electrum Blend si fa da Pulverized Gold e Pulverized Silver. Allora, questo Electrum Blend, se io lo metto qua dentro, sarà diviso con il tempo in quello che era prima, quindi Pulverized Gold e Pulverized Silver, ragazzi. Capito? Adesso qui usciranno 2 e 2. Guardate immediatamente, tanto non ci mette tanto tempo. Dai, 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 veloce, veloce, centrifuga, veloce. Guardate, Pulverized Silver e Pulverized Gold. Ok, andiamo avanti. Allora, Wire Mill. Allora, questo oggettino va sempre elettricità come tutti gli altri. Si fa con 2 iron ingot, un machine frame basic, un piston, 2 motor e un tube. Allora, il tube si fa con 4 di ferro messo in questa posizione e 2 invar ingot. Quindi molto facile da craftare effettivamente. Come funziona e a cosa serve? Se io adesso prendo del copper e metto nel wire mill, ci farà in automatico con questa bellissima animazione. Oddio, non vi ho fatto vedere l'animazione della centrifuga. Bellissima. E questa animazione del wire mill. Allora, cosa fa? Ci sta creando i copper wire. Quelli ci servono per fare tutti gli oggettini di questa mod, ragazzi. E ce ne fa 2 ogni copper ingot. Anzi, scusate, 1 ogni copper ingot. Per quale motivo? Ne servirebbero 2 addirittura di copper. No, no, ne sta facendo 2 per ogni copper ingot. Ma che davvero? Guardate, ragazzi, 2 ogni copper ingot. Quindi funziona meglio che craftarli a mano. Perché a mano io dovrei fare una cosa del genere, per farvi capire se c'è una crafting a portata. Non c'è una crafting a portata come al solito. Crafting, ok. Tiè, vieni qua. Vieni qua, bella crafting mia. Allora, come potremmo fare? Se io faccio così, ce ne dà 1 e ne spreco 2. Invece lì con 1 ce ne fa 2. Molto meglio, veramente molto meglio, ragazzi. Questo è il watermill. Allora, io adesso faccio una cosa veramente orrenda. Guardate che brutta cosa che sto facendo. No, non so se avete notato che brutta cosa sto facendo. Perfetto. Prendo della water, quindi dell'acqua, ragazzi. La metto tutta qui intorno. Rimetto il giorno perché sta facendo notte. Perfetto. Adesso qui si è riempito se non premo la crafting. E se io metto un benissimo energy, vediamo un po', energy resonance cell grosso qui sopra, dovrebbe piano piano caricarlo. Giusto? Giusto? Mi scusi? Lei è un watermill. Dovrebbe prendere l'acqua, signorino. Giusto? Mi scusi? Ah, ok, vediamo un po'. Mi scusi? Vediamo un po'. Eccolo! Si sta caricando, bellissimo, sta prendendo energia dall'acqua, il watermill della Thermal. Come si crafta il watermill lo vediamo immediatamente. Ok, dov'è? Qua. Allora si fa con Tinkery Alloy Gear. Il Tinkery Alloy si fa col Tinkery Alloy Ingot e un Iron Ingot. E poi abbiamo, per craftarlo, 4 motor e un copper wire, ragazzi. E ci produce elettricità dall'acqua. Infatti, effettivamente, in questa mod mancava il watermill. Allora, Energy Relay, che sarebbe... Si crafta in questa maniera, oddio che intreccio.
4 di ferro, 4 iron ingot, un redstone transmission coil, un redstone reception coil, un redstone conductance coil, spero di averlo detto bene, ma penso di no, e un altro redstone conductance coil, conduction forse, vabbè, e un copper wire centrale, ragazzi. Allora, come funziona? Ha un'interfaccia molto semplice. Se io metto un resonant energy cell da questa parte, dovrebbe caricarlo, giusto? Beh, giustamente, se metto l'entrata a tutto, magari sì. Dovrebbe servire come transizione da una parte uscita entrata, però dovrebbe funzionare soltanto con i tubi, ragazzi. In pratica dovrebbe trasmettere la quantità critica da una parte all'altra, precisamente. Allora, vediamo un po' se parte. Non mi sembra, perché stai facendo il cattivone. Parti? Parti? No, ci vogliono i tubi. Vediamo un po' se ci abbiamo nella thermal i tubi. Non ce l'ho adesso perché non ho messo la thermal, quella lì con i tubi. Comunque dovrebbe funzionare come trasferimento. Mettete e cambiate. Potete introdurre appunto voi la quantità che viene trasmessa tramite questo relay. In pratica questo relay si dovrebbe caricare di energia. Però soltanto current side disattivate, dice. What the fuck? Come si disattiva la zona, la parte? Non me lo dice. Eccolo! Ok, sono io che sono un nabbo, guardate, tacchete, quanto ci scommettete? Guarda, tacchete, allora, ok, current input, e quindi per logica questo di qua dovrebbe essere l'output, giusto? Quindi se io adesso faccio una cosa del genere, guardate, si sta caricando, ok, adesso io cambio, vedi, max in e max out, quindi l'out è soltanto 100, io qui posso mettere 400 e quindi max in e max out uguali, guardate, sta andando molto più veloce, ragazzi. Quindi questo mantiene un tot di energia che sono fino a 10.000 RF e praticamente li può trasferire come vogliamo noi, alla velocità che vogliamo noi, quindi non far esplodere determinati elementi. Perfetto, possiamo andare avanti. Allora, questo che vedete è il teleporter. Allora, si fa con il teleporter wall, che si fa in questa maniera. Ok, si fa con 5 invar ingot e 4 enderium, mazza. E abbiamo il teleportal controller, che si fa con 4 invar ingot, 3 enderium, un machine frame resonant e resonant flux capacitator, ragazzi, ok? Poi abbiamo questo qui dietro, che sarebbe questo poi alla fine, il teleportal power tap, 4 invar ingot, 4 enderium ingot, un redstone reception coil e abbiamo anche questo. Come funziona? Questo oggettino lo metteremo in questa maniera, qui di fronte, lo vedete? Ok, questo teleporter lo mettiamo da questa parte, perché ci servirà dopo. E questa struttura con i wall dovremmo fare un 1, 2, 3, per 1, 2, 3, per 1, 2, 3 e 4, dovrebbe essere 1, 2, 3 e 4, perfetto. Facciamo la nostra strutturina, ragazzi, molto semplice e facile. Io ve lo sto ricreando giusto per farvi capire come si fa. Eccolo qui, parapanzi ponzi, però fatto. Mettiamo la chiusura qui. Un teleporter controller ce lo mettiamo qui. E un bellissimo power tap lo mettiamo qui, perché ci va l'energia, serve per far entrare l'energia qua dentro. Il teleporter, vedete, si sta caricando di energia. Teleporter is ready. Qui ci dice che dobbiamo utilizzare una card specifica. Questa card la possiamo trovare tranquillamente nella tab della mod. Si crafta in questa maniera. 3 enderium, una paper e 2 copper wire. Ci darà 2 teleportation destination card, che non hanno ancora un'immaginina. Ok, questa carta come si utilizza? Io adesso mi allontano, mi metto qui giù. Bam, clicco col destro, come vedete ha cambiato colore, ha fatto un effetto tipo incantato, tipo enchant. E lo possiamo andare a mettere qua dentro. Adesso se io entro qui all'interno del teleporter, guardate, mi telepippa. Sono nel punto dove ho settato la teleportation card, ragazzi. Giustamente io posso fare una cosa molto semplice. Prendo questa teleportation card, ne metto un'altra qui, anche mezza volante, così faccio vedere che casco nel vuoto. Sostituisco. Dovrei averlo sostituito. Ah, guardate, vi dice anche la coordinata nel teleportation. Guardate, meno 4,26, 5,441. Quindi potete saperlo. Anche le dimensioni, possiamo teletrasportarci anche con le dimensioni. Fantastico. Boom, e mi teletrasporto qua. Ragazzi, questa era la Thermal Science, Thermal Science, come la volete chiamare voi, comunque è la Thermal Science. Una mod molto interessante, addon della Thermal Expansion, non funziona senza appunto la Thermal Expansion e il suo core. Quindi ragazzi, spero vi sia piaciuta, troverete il link in descrizione come sempre. E ci vediamo alla prossima puntata delle mod, ragazzi, ciao ciao!